Ragazze, eccomi finalmente tornata in un nuovo video e oggi finalmente riesco a registrare il video ask. Circa due o tre settimane fa ho postato una foto su Instagram dove vi chiedevo di farmi delle domande, però poi non sono più riuscita a registrare il video, quindi proprio oggi ho postato un'altra foto della piccola peste di Gioia che può farmi compagnia oggi. Dai, vieni qui e gioca col tuo giochino perché è super agitata in questo momento, vuole giocare tantissimo, quindi speriamo di riuscire a registrare questo video senza troppe interruzioni. Comunque, stavo dicendo, ho pubblicato un'altra foto oggi e vi ho chiesto di farmi altre domande, quindi partiamo proprio dalla foto di oggi. Vado abbastanza veloce perché non voglio che questo video diventi lunghissimo. Quindi partiamo dalla prima domanda. In realtà la prima domanda non è una domanda, ma Calogero Martina mi chiede se la posso salutare. Mi saluti? Certo che ti saluto, ti mando un grandissimo bacione. Ti ringrazio per seguirmi su Instagram e quindi spero anche qui su YouTube. Grazie mille davvero. Poi passiamo alla domanda successiva, meglio alla prima vera domanda, che me la fa Elisa Pian, Elisa.Pian, che mi scrive: le mie domande riguarderebbero tutte la casa nuova perché sono troppo curiosa, anche io sono curiosissima come te. Come procedono i lavori? So che ne parli spesso e che prima della prossima primavera non ti potrai spostare, ma per ora come siete? Allora, innanzitutto grazie mille Elisa per la tua domanda. Come te sono veramente curiosissima quando si tratta di queste cose, specialmente per quanto riguarda la casa. Ad esempio su Instagram seguo un sacco di profili che pubblicano foto di appartamenti, di case, di stanze arredate e mi piacciono un sacco, mi piace sempre guardarle, prendere ispirazione, quindi come te sono curiosissima. E come procedono i lavori? Allora, abbiamo deciso di finire questa casa a settembre, inizio settembre, abbiamo detto dai, ci siamo pronti per andare a vivere insieme, quindi siamo pronti a finire questa casa. Perché? Per alcuni di voi che magari non mi seguono dagli inizi, quindi non sanno bene, la casa in realtà noi ce l'abbiamo già, la parte esterna è già tutta completa, finita, mentre la parte interna è ancora da terminare, bisogna scegliere i pavimenti, bisogna scegliere le porte, mentre invece ad esempio le finestre, quelle ci sono già tutte, proprio perché da fuori sembra già una casa vivibile. Manca poi tutto l'arredamento, veramente tantissime cose ci sono da scegliere e non vedo l'ora, cioè abbiamo già iniziato a scegliere qualcosina, come ad esempio la cucina, quella l'abbiamo già scelta, l'abbiamo già anche confermata, dobbiamo solo aspettare di mettere i pavimenti, mettere le porte e poi possiamo iniziare con i mobili. Avendo scelto una cucina che una volta messa giù è diversa da come si pensava inizialmente, perché la casa all'interno comunque i punti luce, la corrente, le prese della corrente erano già state posizionate come nella casa di suo fratello, perché è una casa bifamiliare, quindi la casa di suo fratello è uguale alla nostra, ma si specchiano, diciamo, e quindi le varie prese c'erano, però noi abbiamo scelto una cucina diversa, quindi ci sono da fare delle modifiche, come ad esempio spostare lo scarico dell'acqua, spostare le varie prese della corrente, tutto quanto. Quindi la cucina era proprio una delle prime cose che dovevamo scegliere. Per quanto riguarda il resto dei lavori, abbiamo già scelto praticamente, diciamo, il pavimento, così come abbiamo già idea delle piastrelle che andremo a mettere in bagno, qualche idea io ce l'ho già, faremo se riusciamo la cabina armadio, insomma ci sono già un po' di idee. Però i lavori veri e propri sono partiti soltanto questa settimana, perché non siamo partiti prima, anche se siamo pronti da settembre, dall'inizio settembre, perché abbiamo deciso di fare un lavoro abbastanza, non è impegnativo, però un lavoro che prima di procedere con le altre cose bisogna fare quello, ovvero vogliamo fare un soppalco sopra il soppalco che abbiamo già, e sopra questo soppalco che andremo a fare metteremo poi le nostre scrivanie, faremo la nostra zona studio e zona ufficio, perché studio io non studio più, neanche lui, quindi sì, una zona ufficio, quindi io metterò lì a registrare video, almeno questa è la mia idea. Però le persone, insomma, che devono preparare questo palco erano occupate con altri lavori, non erano libere in questi 2 mesi, quindi soltanto questa inizio settimana siamo riusciti a partire con i lavori. Quindi ci vorrà ancora un po' di tempo, però una volta fatto quello che è il più grosso, io credo che in pochi mesi sia tutto pronto e comunque che si proceda abbastanza velocemente. Questa è stata la cosa che ci ha un po' frenato e che ci ha rallentato, diciamo, i lavori, soltanto questo. Però il risultato finale, come me la immagino, veramente mi sta piacendo tantissimo. Passiamo alla prossima domanda, che mi fa auri.bo: da quanto siete fidanzati tu e Stefano? Convivete? Vi volete sposare? Volete figli? Siamo fidanzati da circa 6 anni. Convivete ancora no,
però siamo pronti per andare a convivere, stiamo aspettando insomma la casa, che la casa sia pronta. Vi volete sposare? È una cosa che sicuramente ci piacerà, vorremmo fare più avanti, non è in programma, però perlomeno per quanto mi riguarda, ma anche per quanto riguarda lui, so che è una cosa che vogliamo fare più avanti sicuramente, però sì, l'idea c'è. E volete figli? Anche quello sicuramente ci piacerà, ci piacerebbe avere una famiglia, e anche questo non è in programma, però sono tutte cose che vorremmo avere, che vediamo nel nostro futuro. Grazie mille comunque, Auri, per le tue domande. Intanto la piccolina si è addormentata sulle mie gambe. Piccoli e trendy Torino mi scrive: ma sei una cucciola meravigliosa, riferito a Zoya. Domande: avete preso casa in affitto o l'avete comprata? Da quanto tempo state insieme? Che lavoro fai te e che lavoro fa il tuo ragazzo? Avete intenzione di avere dei figli? Un bacio, Alessia. Grazie mille, Alessia, un bacione anche a te. Che lavoro fai te e che lavoro fa il tuo ragazzo? Io faccio la commessa ormai da 5 anni, in questi ultimi 2 annetti sto lavorando anche con YouTube, con Instagram, quindi ci sono due lavori che faccio, diciamo, commessa da diversi anni. In questi ultimi anni sono riuscita insomma a guadagnare qualcosina per arrotondare anche con YouTube e con Instagram, insomma i vari social. E il mio ragazzo invece lavora per un'azienda e ha studiato marketing, quindi si occupa di questo. Non vado nello specifico perché magari non lo so, non vuole che si sappia, quindi resto un po' così, leggermente più vaga. Avete intenzione di avere dei figli? Anche lì ho risposto prima, quindi passiamo alla prossima domanda. Che mi fa Petruzziello Francesca? Sei bellissima, sempre riferito a Gioia. Non ho mai capito che lavoro fai, me lo potresti dire? Ho anche un'altra domanda: quanto tempo fa hai preso il tuo cagnolino? Come dicevo, come ho risposto nella domanda precedente, faccio la commessa da 5 anni e adesso lavoro un po' anche qui su YouTube, sui social. E da quanto tempo hai preso il tuo cagnolino? Da pochissimo, soltanto, ufficialmente ce l'ho soltanto da 2 giorni. L'ho scelto, ho deciso di prenderla una settimana fa, però effettivamente che ce l'ho in casa, che dorme con noi, sono soltanto 2 giorni, è piccolissima, ha quasi 2 mesi, è nata il 30 di agosto. Comunque grazie mille Francesca per le tue domande, ti mando un grandissimo bacione. Poi c'è una domanda che mi fa Lucia's Blog, che è un po' cioè, è un po' strana secondo me, però a parte che ha 0 post, 0 follower, 0 seguaci, quindi secondo me è stato creato un profilo soltanto per fare questa domanda, però vabbè, io la infilo lo stesso, che mi chiede: se sei solo una commessa, come fai a poterti permettere gioielli di Tiffany e viaggi in America? Un bacione. Allora, già solo il fatto che si dice se sei solo una commessa, cosa vuol dire? Cioè, non è che una commessa non possa permettersi magari un viaggio un pochettino più grande oppure un gioiello di Tiffany. Cioè, magari si rinuncia a qualcos'altro per queste due cose o comunque per altre cose. Uno penso che possa gestire e che debba gestire i propri soldi come meglio crede. Faccio la commessa, sì, è vero, ma non mi vergogno assolutamente. Come faccio a permettermi gioielli di Tiffany o fare viaggi in America? Semplicemente risparmiando. Io quando prendo il mio stipendio a fine mese non spendo tutto in sciocchezze, insomma, nel senso, comunque metto da parte i miei soldini nel corso del tempo, poi c'è magari quella volta che voglio togliermi uno sfizio, voglio prendermi una borsa, voglio prendermi un gioiello di Tiffany o voglio andare in America, lo faccio perché comunque lavoro, mi mantengo da sola, mi metto i miei soldi da parte, quindi lo posso fare. Passiamo alla prossima domanda e vado alla foto precedente perché qua abbiamo finito. Alcune domande non le leggo perché sono molto simili a quelle che ho già risposto. E vediamo un po'. Auri.bo, sempre lei mi chiede: attualmente vivi con il tuo ragazzo o con i tuoi genitori? Attualmente vivo ancora con i miei genitori e mia sorella. Avete intenzione di sposarvi o di avere dei figli? Ho già risposto. Sei bellissima e dolcissima, non vedo l'ora che il video sarà pubblicato. Grazie mille Aurora, credo sì. Che il tuo nome sia Aurora, spero di sì. Grazie mille per questi complimenti. Poi un'altra domanda che mi fa Viola.Ottaviani: da quanto tempo hai The Sims? The Sims 4 l'ho preso circa 2 annetti fa, tanti anni fa avevo preso in edicola The Sims 1, ogni settimana usciva il CD con qualche, non erano delle espansioni, però se non ricordo male usciva qualche CD, sono una volta a settimana, una volta al mese, avevo iniziato a prenderli in edicola e mi ero innamorata di quel gioco, e da 2 anni circa ho The Sims 4. Marta Mancuso 12 mi scrive: hai avuto una vita facile fino adesso? Innanzitutto grazie mille Marta per la tua domanda, ti mando un grandissimo bacione. Sì, devo dire di sì, ho avuto una vita
facile, nessun tipo di problema, nessun lutto troppo importante in famiglia, nessuna malattia, nulla di nulla, sì, direi sì. Le cose più importanti sono la salute, sicuramente, e la felicità, quindi direi di sì. Per il momento tutto a posto, spero che continui così. Poi, alim.min-22 mi scrive: vorresti cambiare qualcosa della tua vita? Ma sinceramente no, sono contenta così, non c'è nulla che vorrei cambiare. No, va bene così, sono a posto così. Stessa cosa, nulla, perché veramente sono contentissima di tutto quello che ho, non mi manca nulla, quindi no, non voglio cambiare niente. Hai intenzione di continuare per molto la serie di The Sims? Spero di sì, perché l'adoro, sì, anche a me piace tantissimo The Sims. Uscirà tutte le domeniche, adesso non so ancora per quanto, però per il momento è in programma la continuazione, quindi sicuramente per un po' di domeniche ancora vedrete The Sims sul mio canale, per un bel po' di domenica, per parecchi mesi sicuramente. Un bacio, ciao, un bacio da te, grazie mille per la tua domanda. Poi Chiara Minuzzi 04 mi scrive: ciao Giada, che scuola hai frequentato? Faresti un tour? Ho fatto l'alberghiero, ebbene sì, non si direbbe perché in realtà non parlo molto di cibo sul mio canale, però sì, ho fatto l'alberghiero, mi piace molto cucinare, mi piace anche sperimentare nuove ricette, mi piace tantissimo fare i dolci, però poi ho trovato lavoro come commessa e non ho più continuato, insomma, in questo settore. Faresti un tour? Non lo so, sicuramente vi farò vedere su Instagram le varie foto, sicuramente vi farò vedere come procedono i lavori, vi terrò aggiornate. Un home tour, forse sì, forse no, valuterò, non so ancora. E comunque grazie mille Chiara per la tua domanda, un bacione, ti mando un bacione grande grande. Luna Pop, come hai trovato il lavoro che fai? Semplicemente dando i curriculum, cercando, era il periodo natalizio, quindi serviva una commessa proprio per quel periodo, che è il periodo sicuramente più frenetico dell'anno, mi hanno presa e poi mi hanno tenuta, quindi è andata bene. Ho fatto un mese, ho lavorato per un mese, il periodo di dicembre, quindi tutto il mese di dicembre, sono stata a casa poi a gennaio, poi ho ricominciato a febbraio, poi da lì ho continuato fino ad adesso. Ari-Piro mi scrive: ciao Giada, da dove ti è venuta l'idea di aprire un canale? Sei bravissima, mi saluti, mi chiamo Arianna. Certo Arianna, che ti saluto, ti mando anche un grandissimo bacio, grazie mille per la tua domanda. Da dove ti è venuta l'idea di aprire un canale? Semplicemente guardando video su YouTube. Ormai guardo video su YouTube da circa 5 anni, seguivo diversi youtuber all'epoca che mi hanno un po' spronato ad aprire il mio canale, nel senso che a forza di guardare video, questo mondo in realtà mi è sempre piaciuto, e a forza di guardarli mi sono detta: dai, ci provo anch'io, vediamo come va. Sono partita proprio così, come passione, per gioco e tutto quanto, è più per gioco che non per passione, ce l'ho fatto proprio così, e poi invece alla fine è andata bene. Quindi sono veramente contentissima di aver deciso, insomma, anni fa di aprire il mio canale. Eleonora A. Crespi mi scrive: hai scelto la casa, che stile vorresti utilizzare? Un bacio, un bacione a te Eleonora, grazie mille per la tua domanda. Vedo che vi interessa molto l'argomento casa, arredamento. La casa se l'abbiamo già scelta, o meglio, ce l'avevamo già, quindi è quella, ma è bellissima, veramente mi piace tantissimo. Che stile vorresti utilizzare? Assolutamente uno stile moderno, avremo tutto moderno, total white, ci saranno comunque dei colori, tipo ad esempio delle decorazioni, comunque che daranno un tocco di luce, però i mobili principali saranno tutti bianchi, comunque molto colori neutri. Non dico total white, tutto completamente bianco, però comunque prevarrà sicuramente il bianco. Ci saranno magari colori neutri come il grigio, il tortora, l'avorio, comunque colori neutri. E come stile, sì, moderno, magari con un po' di minimal, con magari qualche stampa in stile nordico. Quasi così, uno stile di questo genere. Leggo ancora due o tre domande e poi chiudo il video. Beatrice.b mi scrive: ciao Giada, ho due curiosità. Qual è il prossimo viaggio che avete intenzione di fare tu e te? Ti piacerebbe fare un tatuaggio? E sì, dove? E cosa ti scriveresti? Ti seguo sempre, un abbraccio. Un abbraccio a te Beatrice, ti mando anche un grandissimo bacione, grazie per le tue domande. Non abbiamo una meta precisa, non sappiamo ancora né quando andremo né dove andremo. Ci piacerebbe andare in un'isola al caldo, tipo le Maldive, oppure, non lo so, anche ai Caraibi. Ai Caraibi siamo già stati, quindi preferirei andare
da un'altra parte, come ad esempio le Maldive, mi ispirano tantissimo, perché ultimamente i viaggi che abbiamo fatto nell'ultimo periodo ormai, però è un annetto che non viaggiamo, strano ma vero, ma per questioni lavorative non siamo riusciti ad organizzare nulla, però gli ultimi viaggi che abbiamo fatto sono stati comunque tutti in città, Londra, Parigi, Miami, New York, quindi tutte città, tutte grandi metropoli. E ci sarebbe piaciuto fare un viaggio di relax, completo relax, però al momento non è nulla in programma, speriamo molto presto. Ti piacerebbe fare un tatuaggio? E se sì, dove, cosa ti scriveresti? In realtà i tatuaggi mi piacciono, non mi piacciono i tatuaggi troppo grandi e non mi piacciono le persone piene di tatuaggi, però se c'è qualche tatuaggio piccolo qua e là sul corpo, allora non mi dispiace, però non ho in mente nessun tatuaggio, non ho nessun tatuaggio. Quindi non saprei neanche cosa scrivermi, cosa fare, perché non mi interessa più di tanto, al momento non ho questa esigenza, non ho questo desiderio, quindi sono a posto così, sto bene così. Comunque grazie mille. L'ultima domanda me la fa Elisia-7, che mi scrive: prendi la pillola? Se sì, come ti trovi? La consigli? Sì, la prendo, ormai la sto assumendo da circa 6 anni praticamente, sì, 5-6 anni, io mi trovo benissimo, non ho mai avuto problemi, anzi, si è interrotta la videocamera, comunque stavo dicendo che non ho mai avuto nessun tipo di problema da quando la sto prendendo, ormai sono appunto diversi anni che la prendo e mi ha salvato il primo giorno di ciclo. Io quando avevo il primo giorno di ciclo e non prendevo la pillola avevo di quei dolori pazzeschi, ma pazzeschi, io dovevo stare tutto il giorno nel letto, dovevo per forza prendere qualcosa perché sennò non stavo bene, vomitavo, veramente stavo molto male, e nel prendere la pillola non ho nessun tipo di dolore, quasi non mi accorgo neanche quando mi sta arrivando il ciclo, perché veramente mi va ad alleggerire tutti i dolori, non sento assolutamente nulla. E io davvero odiavo il primo giorno di ciclo perché stavo malissimo, ero sempre nel letto, una cosa bruttissima, e da ancora questo punto di vista diciamo che la pillola mi ha aiutato, perché non ho più sofferto di dolori di questo tipo, quindi io mi sono trovata bene, sono sempre stata contenta, non ho mai avuto problemi di altro genere, quindi io la consiglio. Poi comunque è sempre bene andare da un ginecologo e comunque farsi visitare e vedere qual è la pillola mai più indicata per voi, però io mi trovo bene e quindi insomma per me è a posto, però ve la consiglio, insomma dipende un po' da voi, e vi consiglio sicuramente di andare a fare una visita prima di iniziare ad assumerla. Comunque ho risposto a tutte le vostre domande, comunque ad alcune delle vostre domande, perché comunque erano tantissime e non potrei rispondere a tutte in un video, quindi magari se come video vi può piacere più avanti ne registrerò altri. Se è stato così, se questo genere di video vi può piacere, mettete un bel pollice in su, magari scrivetemelo qua sotto nei commenti, così capisco e sicuramente ne registrerò altri. La piccolina è qua che sta dormendo, voglio farvela vedere anche perché adesso andiamo a passeggiare. Vero? Devo fare un giretto, la sto portando sempre con Pato, Pato è l'altro cane che ho e lui lo portiamo tutti i giorni almeno un'oretta e mezza, perché ha bisogno di sfogarsi, gli piace tantissimo correre, fare di quei salti, insomma è un pazzo, nonostante abbia 10 anni è ancora super energico, super attivo, adora correre tantissimo e ha bisogno di sfogarsi tutti i giorni, e quindi lo portiamo sempre, e da quando c'è la piccolina stiamo portando anche lei, e lei nonostante sia così tanto piccolina gli corre dietro, lo segue, un po' lo imita diciamo, e anche lei ho già notato che le piace molto correre. Adesso la vedete tutta stanca perché stava dormendo e dirai: ma tu mi disturbi sempre poverina, appoggiati qui. E nulla ragazzi, vi mando un grandissimo bacione, mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi video, attivate anche la campanella qua sotto così vi arriverà ogni volta che caricherò un nuovo video la notifica. Detto questo vi mando ancora un grandissimo bacio, ci vediamo prestissimo in un nuovo video, ciao!